Buongiorno a tutti, spero che mi sentite in maniera chiara. Io ringrazio della presentazione. Il Cluster Big è uno del Blue Italian Grove, il termine della sigla del Big, è uno dei 12 cluster tecnologici nazionali indetti dal MIUR per proprio fare attività di divulgazione di conoscenza. E questo cluster si posiziona effettivamente come una novità, tutto sommato, una novità del fatto che mette insieme tutta la parte della tecnologia della blue economy, che è un ambiente molto vasto. Oggi si parla della sessione trend tecnologici, ci siamo spostati su quello che è l'osservazione, la sorveglianza, la parte di automazione, di realtà virtuale. Ecco, sulla Blue Economy tutte queste attività entrano dentro e giocano un ruolo molto importante. Per definire che cosa si intende la Blue Economy, noi abbiamo identificato, no, sei linee principali, che sono l'ambiente marino, la fascia costiera, le risorse biotiche dal mare, che vuol dire pesca, acquacoltura, le risorse abiotiche dal mare, che è tutta la parte dello sfruttamento dei fondali marini, la parte ovviamente cantieristica e robotica, qua vengono fuori tutto il concetto dell'automazione, dei robot e dei droni, le energie rinnovabili blu e le biotecnologie blu, che è un settore sicuramente molto promettente e crescente. Oltre a queste attività, a queste sei linee tecnologiche, abbiamo anche delle linee trasversali, e questo qua è abbastanza importante perché fa capire come il ruolo del cluster è proprio fare sistema. E tra le linee trasversali abbiamo le infrastrutture di ricerca, cioè mettere a fattor comune tutte le infrastrutture di ricerca che possono contribuire a una crescita blu, agli usi economici del mare, per cui una sostenibilità e uso economico del mare. Qua interviene tutto un processo che va dalla gestione del turismo alla gestione di tutto il sistema economico che si affaccia sul mare, e l'ultimo, non meno importante, tutta la parte degli skill, delle necessità e della parte delle nuove professioni del lavoro. Ecco, la nostra comunità, tanto per far capire qual è il senso del lavoro che facciamo, è composta da mette insieme diversi attori. Io ogni tanto mi diverto a chiamarli Guelfi Ghibellini, cioè attori che fino a oggi nell'ambito della Blue Economy molte volte non si parlavano, oppure addirittura molte volte avevano anche paura a parlarsi. Paura, scusatemi, è un termine molto forte, ma dà l'idea. E allora noi abbiamo più di 22 università all'interno, abbiamo i distretti regionali, abbiamo centri di ricerca che sono i più importanti a livello nazionale, CNR, INGV, OGS e così via. Sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno. Tutta la parte dei consorsi, delle associazioni di categoria che si rifanno sul mare, tante piccole e medie imprese e anche grandi compagnie. Tanto per fare un esempio, ho sentito nominare Fincantieri, che ovviamente sta all'interno, ecco, nella mia persona, tra parentesi, rappresento Fincantieri come vicepresidente del cluster. Abbiamo Eni, abbiamo Leonardo, abbiamo tante altre grandi aziende che si rifanno sulla Blue Economy, più altre 14 organizzazioni locali che hanno altre attività sempre sul mare. Queste sono un po' le attività, e poi veniamo un po' allo scopo della presentazione di oggi. Le attività ovviamente quali sono? Supportare i policy maker, cioè fare punto di contatto tra la ricerca, industria e la parte politica che deve decidere determinate linee, tutta la parte internazionale come si dice, la parte di comunicazione e promozione e il supporto per la ricerca e per lo sviluppo delle nuove tecnologie e supporto per la parte educativa. Per questo
Noi abbiamo diverse attività e diversi programmi di sviluppo. Quello che abbiamo visto oggi, che è un po' la natura del cluster, cioè oggi ho sentito più volte parlare, per esempio, l'ingegnere Maria Angelucci ha fatto vedere come le tecnologie spaziali e satellitari nascono anche da tecnologie terrestri, anzi è un'evoluzione delle tecnologie terrestri riportate sul mare. Abbiamo sentito l'autorità di sistema di Ancona come ha risolto con sistemi di videocamera, per cui stiamo parlando un problema importantissimo del porto di Ancona. Abbiamo sentito all'inizio il discorso di sensori aerei come elemento di interfaccia su quello che è il traffico. Questo cosa vuol dire? Che proprio nello scopo di oggi, trend tecnologici che stiamo parlando, oggi i trend tecnologici si rifanno a una piena integrazione di diversi settori e questo è un po' lo scopo del cluster, mettere insieme settori diversi dell'economia blu per crescere, innovarsi e sfruttare conoscenze completamente diverse in settori diversi. Questo qua. Ingegnere, ha 2 minuti. Sì, grazie, sto concludendo. E questo ha, come si dice, ha portato sicuramente un vantaggio su tutto le nuove figure, i nuovi processi che vanno dall'economia circolare a tutto il processo sia della cantieristica, della robotica e così via. Le nostre attività estere in questo momento stiamo lavorando con nel rapporto Italia-Tunisia su diversi settori, stiamo lavorando anche con rapporti con l'Italia-Cina nell'ambito dei cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili, della catena del pesce e sulle biotecnologie. E oggi stiamo lavorando tantissimo con tutti i nostri soci e qua si riparte sul concetto della comunicazione, della robotica, dei droni. Sulla ripartenza blu abbiamo fatto una call per proporsi un po' le nuove idee sul tavolo e anche qua ci sono le idee, dimostrano che il trend va sicuramente sulla nave autonoma, sulla gestione dei servizi tramite la comunicazione e tramite l'utilizzo dei droni. Questo è un ottimo risultato che stiamo mettendo proprio in questi giorni sui tavoli dei policy maker. Io con questo ho concluso, spero di essere stato nei tempi, sì, Perfetto. e ringrazio dell'attenzione, sono disposto a qualsiasi domanda.